Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una comparativa diretta tra il top di gamma smartphone Android Samsung Galaxy S3 e lo smartphone con Windows Phone 8 Lumia 920, top di gamma anche in questo caso. Vediamo di effettuare una comparativa diretta, soliti 2-3 minuti adesso insomma, vediamo di riprendere qualche soggetto con luce diurna, quindi vediamo la qualità di gestione dell'immagine. Andremo quindi a farci 4 passi per verificare anche la bontà della stabilizzazione dell'immagine stessa mentre appunto viene ripresa. Per quanto riguarda la soddisfazione visiva, diciamo, per la visualizzazione del contenuto sui rispettivi display, nell'immediato Lumia 920 dà un eccellente riscontro. Cerchiamo ovviamente di andare a registrare lo stesso soggetto, così da permettervi una comparativa in totale autonomia, proprio perché poi i filmati verranno condivisi straight out of the camera. Vedete che in caso di panna rapido il soggetto viene comunque gestito come messa a fuoco in tempi decisamente brevi. Andiamo adesso a farci 4 passi, come si diceva, così vediamo anche la stabilizzazione dell'immagine. In questo contesto, in pratica, più vedete traballare, peggio è. La velocità di messa a fuoco del Lumia 920 direi che è decisamente buona. Abbiamo già effettuato un paio di prove per quanto riguarda per esempio la registrazione all'interno di una metropolitana, quando appunto arriva il trenino, e all'interno di un ambiente chiuso tipo discoteca, così da permettervi di che la compressione è facile e veloce di quanto sia buona o meno rispetto a ciò che vi aspettate la registrazione appunto audio di Lumia 920. Facendo un rapido confronto con altri smartphone direi che è decisamente buona. La demo la farei finire così, tanto siamo già sui 3 minuti, pertanto io vi saluto. Vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragozzino.